puntò dritto alla scrivania. La girò. Scostò la poltrona e si fermò davanti a un quadro. Con cura lo sfilò e lo portò sul piano della scrivania dietro di lui. Sorrise. Incominciò ad armeggiare con la cassaforte. Un raggio di luce ne illuminava quasi al giorno la serratura. La sua fronte era magra di sudore, ma di quello il giovane non pareva darsi della cura. Dopo pochi minuti la cassaforte si schiuse e un ghigno di soddisfazione squarciò l'attenzione del suo viso. La spalancò del tutto e cominciò a scrutare all'interno. Ecco, pensò mentre allungava il braccio a prendere una scatola. Queste devono essere le tavolette, ma controlliamo che non vi sia dell'altro. Poggiò la scatola sulla scrivania. In cuor suo sperava di trovare qualche mazzetta di soldi. Provvistò all'interno, ma al di là di documenti di nessuna importanza per lui, quella cassaforte altro non conteneva. Nervosamente sbatté il serramento. Adesso era davanti alla scatola. Sollevò il coperchio e, rischiarato dal calore della pallida luna e dal lampione della strada, le tavolette si offrirono alla sua vista. Grazie a voi, pensò con gratitudine mentre allungava il braccio a prenderne una, se non mi sistemo, poco ci manca. Le prese con protela una in mano e non potevo notare la previdenza di professor Olla, che per evitare che si danneggiasse la vicenda aveva steso della sottile gomma piuma a separare quelle soprastanti da quelle sottostanti. Stava per porla al suo posto quando un rumore atterrò la sua attenzione, rimanendo col fiato sospeso e la tavoletta pezzaria. Si fece guardingo. Un brivido percorse la sua schiena quando, dalla porta spalancata della stanza, fino a poco prima nel buio totale, osservò una fiocruce. Si ragionò. Qualcuno doveva essere entrato in casa. Si fece ancora più attento. Dei rumori provenivano dal basso. Poi sentì dei passi e qualcuno che pronunciava parole a cui non riusciva a dare un senso. Cercò di scuotersi dal panico che si stava impossessando di lui. Fece alcuni passi nervosamente. Ora era davanti alla finestra. Cercò di aprirla, ma in un qualche modo la tavoletta che ancora teneva in mano lo ostacolò. Con stizza la buttò per terra. Quella cadde facendo un po' di strano. Forse si è rotta, pensò. I passi adesso erano molto vicini. Con frenesia cercò di aprire la finestra. Il suo sguardo andò prima alla scatola sopra la scrivania, poi i suoi occhi al salto che avrebbe dovuto affrontare, mentre le sue orecchie avvertivano i passi sempre più chiaramente. Mentre si infilava nel vano della finestra aperta, si rincuorò, pensando che non gli sarebbero mancate altre occasioni.